Ciao a tutti, in questo video parlerò di colori e in particolare di ossidi di ferro. Per ognuno dei vari ossidi vi spiegherò quali colori potete creare e a quali prodotti potete aggiungerli. Vi appariranno poi delle immagini di vari prodotti che io ho già realizzato con i relativi link che rimanderanno poi a dei tutorial con ricette per poterli realizzare. Perché faccio questo? Perché magari avete acquistato l'ossido rosso, o magari l'ossido giallo, o l'ossido blu, o magari dovete ancora decidere quali pigmenti acquistare. Con questa breve guida cercherò appunto di darvi qualche suggerimento. Inizio con l'ossido rosso e io l'ho già applicato. È un pigmento che colora tantissimo, opaco. Che cosa potete realizzare avendo solo questo colore? Potete realizzare un rossetto aranciato, un burro cacao colorato, un gloss aranciato. Realizzare dei colori invece non opachi ma brillanti, e per schiarire questo rosso potete utilizzare questo che io definisco un pigmento un po' jolly, che è un colore chiamato sempre un'amica brillante, ed è chiamato bianco brillante, ma in realtà il nome bianco brillante è il nome commerciale, quindi potrete trovare questo colore sotto altre denominazioni. Adesso ve il mostro applicato. Cosa potete realizzare con questi due colori? Potete realizzare un ombretto rosa perlato, un rossetto, potete realizzare un burro cacao più brillante e più chiaro, e anche un gloss, quindi il bianco brillante schiarisce ed illumina e rende brillante l'ossido rosso. Passo al secondo colore, che è l'ossido giallo, e ve lo mostro. Questo è l'ossido giallo applicato. È un colore che non colora tantissimo, cioè rispetto all'ossido rosso per colorare le quantità devono essere maggiori. Come potete utilizzare questo colore da solo? È un po' difficile da solo, perché è un colore così, è un po' troppo, è un po' eccessivo. Potete unirlo al bianco brillante. Unito al bianco brillante potete realizzare, schiarire innanzitutto il colore, ma realizzare una tonalità giallo-oro, quindi potete utilizzarlo ad esempio come ombretto. Anche se non vi verrà mai simile all'amica oro, ve lo dico subito. Cosa potete realizzare con l'ossido blu? Solo ossido blu. Un eyeliner, una matita, potreste anche aggiungerlo al vostro mascara. Unendolo all'amica bianco brillante, potrete ottenere invece dei colori brillanti e perlati. L'ossido blu o ultramarino esiste anche nella versione rosa. Anche questo lo potete utilizzare nei vostri ombretti e nei rossetti. Nei gloss, adesso parlerò dell'ossido nero e ve lo mostro. L'ossido nero utilizzato da solo potete aggiungerlo negli eyeliner.
nel mascara. Se no, potete fare anche un ombretto nero nelle matite. Per schiarirlo utilizzate sempre la mica bianco brillante e potrete creare varie tonalità di grigio. Ma anche dare brillantezza a questo colore che è opaco, in origine è un pigmento opaco. Poi passo all'ossido verde. Questo è l'ossido verde applicato. Potete utilizzarlo per realizzare dei ombretti opachi, un eyeliner. Anche in questo caso, per schiarirlo e renderlo brillante, io consiglio di utilizzare la mica bianco brillante. Così potrete realizzare varie tonalità di ombretto verde. Finisco con l'ossido viola. E questo è l'ossido viola applicato. Cosa potete realizzare con l'ossido viola? Degli ombretti opachi, quindi un ombretto opaco, un eyeliner, una matita viola scuro, oppure volendo anche un mascara. Come per gli altri ombretti, l'aggiunta del bianco brillante permette di schiarire questo colore e dargli dei riflessi brillanti o satinati. Ok, io con gli ossidi singoli ho finito. Questi sono i miei consigli, soprattutto se dovete acquistare ancora dei pigmenti. Allora, creerò delle combinazioni, cioè dei colori che uniti insieme danno certe tonalità o servono per realizzare certi tipi di prodotti.